Buongiorno amici, è da un po' che non faccio un vlog, però oggi necessito di farlo. E oggi è il 13 luglio, lo sappiamo tutti benissimo che cosa c'è il 13 luglio, a parte le bellissime liquirizie. Oggi è il giorno della vendita dei biglietti di Taylor Swift e niente, volevo fare questo vlog per condividere con voi la mia ansia che mi ha assalito tipo una settimana fa quando abbiamo iniziato a ricevere i codici. Quindi sì, oggi il video sarà dedicato a me che sclero per prendere i biglietti. Ce la faremo? Non lo so. E niente, ho un'ansia. Ho vissuto con l'ansia per una settimana e non mi lascia. Intanto penso che per ingannare l'attesa di tutta la giornata, o anzi, per ingannare l'attesa della passeggiata, inizierò a leggere questo, Ovunque, di Niccolò Ballini, o come tutti probabilmente lo conoscono, Human Safari. E sì, ho fatto la TBR l'altro giorno, ho fatto uscire il video della TBR, certo, sì, l'ho fatta, mi sono impegnata anche a scegliere i libri da leggere e tutto quanto, ma come già sapevo in realtà, perché mi succedeva anche a scuola quando mi obbligavano a leggere libri che non mi interessavano, anche se sono libri che scelgo io, che mi piacciono, li ho comprati perché li voglio leggere e mi interessano, non lo so, metterli in una lista di libri è come se mi sentissi obbligata a leggere quelli. Grazie, grazie antifurto. Come se mi sentissi obbligata a leggere quelli e la voglia non mi venisse più. Quindi ho deciso di lasciare un attimo da parte quello che avevo iniziato, che è La casa sul mare celeste, che mi piaceva anche in realtà. È interessante già da subito, e subito ti prende, coinvolge nell'immediato perché non vedi l'ora di sapere quello che succede dopo, o chi è il protagonista di questa storia e perché lo temono, perché sembra abbastanza temuto all'inizio, soprattutto da questa signora dell'orfanotrofio. Quindi sono curiosa, però ho capito che forse farmi delle liste di libri da leggere non mi aiuta per niente. Quindi penso che farò come ho sempre fatto: vado un po' a caso su quello che mi piace, i libri che compro, ne prendo uno e leggo quello. Mi piacerebbe vivere in queste biblioteche in uno stile antico, dove ci sono tutti i libri che vuoi, tutto il tempo che vuoi, magari una libreria di quelle, che ne so, ferme nel tempo, no? Così tu puoi fare tutto quello che vuoi senza che nessuno ti disturbi e hai tutto il tempo del mondo, per leggere qualunque libro tu voglia, indipendentemente dal genere, perché hai tutto il tempo del mondo, perché una libreria ferma nel tempo, il tempo non passa, giusto? Giusto? Sì, giusto. Un po' l'ansia, siamo dentro, dobbiamo solo aspettare chissà quanto. E procediamo, non troppo lentamente, pensavo peggio, sincero, però sì, secondo me ci vorrà ancora un pochino. Ecco, dai. Raga, ma ve li siete mangiati i biglietti? Ma che cavolo? Cioè, 2 secondi sono durati, neanche il tempo di mettere due persone che... finiti. Vabbè. Sarà per la prossima volta. Ma fa niente perché abbiamo un piccolo pacco da aprire. Ho comprovato, ho fatto un acquisto, uno, con i Prime Days l'altro giorno. E niente, adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Eccoci qua. Scusate per la bruttissima angolazione e la bruttissima luce, ma fa troppo caldo e ho dovuto abbassare le tapparelle. Apriamo questo pacco, vediamo che cosa c'è dentro. Cioè, io lo so cosa c'è, voi. Tada! Super carino, sembra una palla. Bello pesante, non pensavo fosse così pesante. Qua c'è il buco di ricarica. Molto carino, anche il colore. Io avrei preferito quello blu, però azzurro. Mi sembra che sia azzurro ghiaccio, bianco ghiaccio, non ricordo bene la colorazione. Comunque è una bella colorazione, sì, sembra tipo grigissimo o quasi bianco. È super carino. Buongiorno! Sono passati 2 giorni dall'ultima volta che ho aggiornato questo vlog, ma non è successo niente di speciale in realtà nella mia vita, quindi niente, volevo solo aggiornarvi un attimino.
Stamattina è stata una bellissima mattinata, sono andata dall'osteopata, mi ha distrutto, ho tutta la parte destra praticamente intoccabile. Mettere lo zaino è stato bruttissimo, ma ho fatto una corsa tipo al supermercato per prendere due gelati. Ho preso Ben & Jerry, Netflix e chill, buonissimo, tipo burro di arachidi e pretzel salati. Buonissimo. E poi uno nuovo, Magnum Double Caramel Billionaire. Non ho idea di che gusto sia, non l'ho mai assaggiato. Assaggerò stasera. Volevo anche aggiornarvi su Speak Now Taylor's Version. Finalmente ce l'ho fatta ad ascoltarlo, tipo dopo una settimana. E mi piace un sacco. Cioè, l'avevo ascoltato qualche volta nel passato, tipo 10 anni fa. Avevo ascoltato qualche canzone, non troppe, perché prima, non lo so, una volta tipo ascoltavo solo le più popolari e quindi niente, non l'ho mai ascoltato da cima a fondo. Questa volta l'ho fatto, comprese le Bolt Tracks, ho guardato il video, lo sto riascoltando in questi giorni perché prima volta sì, bello, però ho bisogno di riascoltarlo per adattare il mio cervello a questo nuovo... a questa nuova versione. Non vedo l'ora che ne esca un altro. Spero sia 1989 la prossima. Buongiorno amici, per quella che credo che sia la terza volta, quarta, non lo so, doveva esservi un vlog di un giorno e è diventato un vlog settimanale. E in ogni caso sto uscendo, sto per andare ad affrontare questo caldo torrido dell'inferno e fa caldissimo, non sono neanche le 9. Sì, muore di caldo, ho paura ad uscire. Missione compiuta, sono tornata. Sì, ce l'ho fatta, sono sopravvissuta. E piccolo aggiornamento per quanto riguarda la lettura: ho finito il libro di Human Safari ed era proprio quello che mi ci voleva. Penso che ci farò un video. I piani di oggi sono finire di montare il video, montarne un altro, probabilmente un altro ancora, quindi ne ho 3. Più credo un altro, forse 4, non lo so, e pulire la stanza, perché che cosa vuoi fare in un giorno con 8.569 miliardi di gradi fuori se non pulire la stanza? È stata una giornata abbastanza produttiva fino adesso. Ho finito di pulire la stanza, ho registrato un altro video. Adesso che ora è? Ma leggerò un pochino perché ho iniziato a leggere, adesso ve lo faccio vedere, ho iniziato a leggere questo, Il movimento della terra, ho iniziato ieri sera, sembra super carino, anche se tipo la terza o quarta pagina c'è stato un attimo che ho detto aiuto, non lo so se ho il coraggio di andare avanti, se sarà tutto così. Ma sì, la storia sembra abbastanza coinvolgente e spero di riuscire a trovare gli altri numeri in caso dovesse piacermi, perché mi starebbe un po' qua se non dovessi riuscire a continuare. È una giornata un po' piena, per fortuna oggi non ho lavoro per ora. Come ho detto stamattina, questo da che doveva essere un vlog piccolino è diventato un vlog settimanale. Anche se in realtà onestamente devo dire che tipo 3 giorni li ho dimenticati, così sono passati come se non ci fosse un domani, perché 1 faceva troppo caldo, 2 non avevo voglia di prendere il telefono, mettermi lì e registrare perché non ho semplicemente non ho fatto nulla, sono rimasta a casa. A parte lunedì che sono uscita e martedì che sono andata in bici, non ho fatto assolutamente niente perché fa troppo caldo per fare qualunque cosa. E sembra sempre così, che noi ci lamentiamo ogni volta. Quando fa caldo ci lamentiamo che fa caldo, quando fa freddo ci lamentiamo che fa freddo, non ne abbiamo mai bene una. L'essere umano. Buonasera amici. Volevo concludere almeno un giorno, visto che gli altri giorni non è stato concluso. Niente, siamo nel mezzo di un imbiancamento di stanza in questi giorni, quindi c'è un po' di casino, insomma, però è stata una mattina produttiva, sono riuscita a fare quello che volevo, ho letto, ho girato un video, non ho visto la puntata di Secret Invasion ancora, penso che la guarderò domani e
Niente, adesso stasera guarderò un film e basta. Poi domani si vedrà. Domani mattina sveglia presto, perché devo andare da mia nipote, che domani mia sorella lavora presto e quindi si torna a fare i babysitter. E niente, noi ci vediamo domani. Buonanotte. Buongiorno amici, buon venerdì. Niente, volevo condividere con voi questa piccola piccola cosa. Ero di là che stavo leggendo, adesso sono nella mia stanza, ma ero di là che stavo leggendo perché c'era una bella arietta, allora mi sono seduta sul balcone, leggevo cose così. A un certo punto è diventato nero, come se qualcuno avesse spento il sole. È diventato completamente nero, ho dovuto accendere le luci perché non si vedeva assolutamente niente. Vengo di qua per prendere il telefono ed è, non lo so, neanche quando sono le 9 della sera devo accendere la luce in questo modo. Cioè, da qui a poco verrà giù il diluvio, il che ci sta. Abbiamo, non lo so, 10 miliardi di gradi, temperatura interna del nucleo solare praticamente. Ecco, appunto, giusto il tempo di spostarmi nell'altra stanza è iniziato a diluviare, cioè non si vede niente. Adesso ve lo faccio vedere. Cioè, è tipo mesi che non piove. Bello, ci sta. Ovviamente la pioggia ha già smesso, non è che è durata chissà quanto, era giusto un temporale estivo, ma comunque oggi si ritorna a fare lezioni di inglese. E era da un po' che non le facevo, quindi, beh, no, non per me, io do ripetizioni di inglese, alla fine il cielo è più blu di prima. Ok, lezione andata, è stato più divertente di quanto, di quello che pensassi. Quindi, boh, bella, non è. Non è stata super pesante, abbiamo fatto un po' di tutto in realtà, lezione di inglese, matematica, italiano, geometria, non che io sia una cima in matematica, ma con le elementari me la posso cavare. Niente, vado a mangiare, un po' fame. Comunque è uscito di nuovo il sole e fa un caldo boio di nuovo. E boh, però almeno c'è vento, dai. Prima di chiudere questo vlog, volevo farvi vedere una cosa. I miei hanno deciso di dare il bianco in camera loro quest'estate. Hanno voluto dare questo twist all'estate. E mentre mia madre metteva a posto la roba sotto il letto, tutte queste cose loro, insomma, ha trovato queste. Le bandierine che ci avevano consegnato quando siamo andati a vedere il passaggio della torcia olimpica, quando è passata qua per la mia città nel 2006. E niente, volevo sbloccarvi questo piccolo ricordo. Io ricordo che avevo 14 anni, avevo appena compiuto 14 anni quando è passata da noi. È stato bello, un bel ricordo di quella giornata. Voi quanti anni avevate nel 2006? Vi ricordate delle Olimpiadi di Torino? Finalmente è arrivato il momento di chiudere questo lunghissimo vlog, si è protratto per tantissimo tempo. Grazie per averlo guardato fino qua. Vi ricordo che vi lascio il link nell'info box della mia pagina Instagram, se vi fa piacere andatemi a seguire, farebbe piacere anche a me. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e magari iscrivetevi al canale se vi va, a me farebbe sempre piacere. Grazie ancora, ci vediamo la prossima volta, ciao!